Festival di spettacoli gratuiti, raddoppiano i posti a sedere rispetto al festival dedicato a Beethoven della scorsa estate. Sentiamo Claudio Apostolo. Suonan di qua, suonan di là, suonan per tutta la città. Già da qualche giorno Mozart risuona per le strade di Torino e questa sera entra nel salotto buono della città aprendo ufficialmente il festival. La prima e l'ultima serata della 6 giorni mozartiana sono affidate all'orchestra e al coro del Teatro Regio. Si comincia tra poco con la storia del seduttore seriale per eccellenza, Don Giovanni, nell'adattamento del giornalista e melomane Vittorio Sabadin. Sottotitoli, anche se il Don Giovanni in italiano è una voce narrante, quella di Lucilla Giagnoni, aiuteranno a seguire l'azione scenica. Un'idea che restituisce al melodramma la sua dimensione popolare, perché va detto che arie e romanze delle opere liriche tra 7 e 800 erano la musica che la gente cantava per strada, magari storpiandola, come facciamo oggi con le canzonette. Domani e domenica la protagonista dei concerti serali in Piazza San Carlo sarà l'Orchestra Nazionale della RAI con diretta su Radio 3 e poi la Filarmonica di Torino. Il programma, tutto gratuito e fittissimo, con concerti che dilagheranno anche in luoghi informali, Porta Palazzo, il Quadrilatero Romano, Borgo Dora, come anticipano le immagini che vediamo, che annunciano il progetto Le strade di Mozart, curato dall'associazione Glocal Sound. La grande maratona comincia tra poco, alle 21 in Piazza San Carlo, in platea posti a sedere per 2.000 persone.